Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi per me è 14 dicembre 2023. Per voi sarà o nei giorni in cui si va dal 18 dicembre o dopo Natale o prima di Natale, comunque lo vedrete. Da 2 giorni sono con una febbre alta, a 39. E ieri ho preso, non era tachipirina, ho preso un medicinale, non so che cos'è, adatto per la febbre. E da ieri la febbre sembrerebbe scesa sui 37 e mezzo. Mia madre ora è uscita, i regali, eccetera, eccetera, spese, quindi ne ho approfittato. Oggi dovrei editare il video che voi dovrete vedere il 16 dicembre. Gli acquisti manga di ottobre. A proposito di acquisti manga, che io dovrei ricevere lo stipendio e una piccola somma di tredicesima, sto aspettando perché devo fare altri regali di Natale a 3 persone, e quindi con gli acquisti manga sto un po' andando con le pinze, perché poi c'è un super regalone, un autoregalo super regalone, che appunto i manga hanno qualcosa in questione. A parte questo, poi lo vedrete nei regali di Natale. C'è la porta, perché sono da sola a casa, quindi. Oggi parleremo sempre di anime e manga, ma di una rubrica che io facevo in collaborazione tanti tanti anni fa. Addirittura penso sembrerebbe più di 8-9 anni fa, però ragazzi, pensate un po', è strano dire tanti tanti anni fa, con gli youtubers di Framore, Matte Channel e Luca Metabrixia, che li trovate nell'info box dei miei amici e del Sailor Team. Sapete che Framore, Matte Channel, per impegni lavorativi, ha smesso io penso ha smesso anche per questione di tempo, ha smesso di fare video. Luca Metabrixia, l'ho visto un ultimo video, l'ha pubblicato ieri il 13, perché per me oggi è il 14 dicembre. Ricordi d'infanzia. Questa volta, questa rubrica Ricordi d'infanzia la farò in solitario, nel senso da solo. E questi sono i regali di compleanno da Luca Comics. Mia sorella mi ha fatto una serie completa di manga, che le vedremo nei video. Regali di compleanno, che penso dovrebbe. Scusatemi, ho il quaderno. I regali di compleanno dovrebbe essere fra 2 video, cioè dopo di questo. Quindi, ricordi di infanzia, partiamo dall'inizio della storia degli anime, quando sono arrivati in Italia. La pila della vergogna, ho ancora da leggere questo, qui pensate un po', oggi devo recuperare tante letture e riassunti. Per esempio, io Miracle Girl sono fermo al quarto volume, se non faccio il completo, se non completo il riassunto non posso leggere l'ultimo volume. Stessa cosa Sand Tale, ho letto il primo capitolo del secondo volume, devo fare 3-4 capitoli. Scusatemi, sto andando un po' così. Ricordi d'infanzia. Ricordi d'infanzia, partiamo l'origine, l'arrivo degli anime in Italia. L'Italia è stata un paese che dagli anni 40, anni 50, quando è nata la televisione in Italia, cioè quando diciamo che i programmi televisivi sono nati negli anni 50, c'era varie mentalità, c'era una mentalità un po' chiusa di censurare tutto. Voi avete, chissà chi ha seguito negli anni 90 come me, sa che la Mediaset censurava certi dialoghi, certe scene. Questo diciamo che all'epoca, di origine c'era praticamente negli anni. Gli anni 70 inizia, diciamo, la televisione,
fine anni 70 inizia a diventare la televisione a colori, quella che oggi conosciamo, perché fino a metà degli anni 70 la televisione era in bianco e nero, come un po' la maglia, questa sarebbe più un blu, la maglia che ho. E diciamo così, gli anni 70 inizia con l'arrivo. Diciamo che Mediaset ancora non era nata, nascerà a fine anni 70, inizio anni 80, c'era la Rai, la TV pubblica italiana, e poi ora non mi ricordo se c'erano anche i canali regionali, i canali televisivi regionali, comunque ora non mi ricordo comunque. È un po' difficile ricordarsi tutto, quindi sto facendo un po' a fatica e sto cercando di capire cosa dire per evitare problemi. La televisione inizia a... Già c'erano, diciamo così, c'era il Carosello, Calimero, c'erano tutti questi personaggi, Topo Gigio, nella televisione bianca e nera, perché quella era la generazione di mia madre, dei miei nonni, eccetera, eccetera, comunque dei miei parenti più anziani. E diciamo così, penso sia la Rai, penso sia la Rai 2, Rai 1, con dei primi canali della TV pubblica. Prima si chiamava anche Rai 2 o Rai 1, si chiamavano in altro modo, ora non mi ricordo. Comunque, iniziano ad trasmettere anime giapponesi. Il primo ad arrivare fu Barnabba, ora non mi ricordo, scusatemi. Poi, quando edito il video, lo metterò. Nel 76, 1976. E poi successivamente arriva Heidi, il cartone quello che conosciamo. Poi la sigla italiana di Heidi è cantata da Cristina D'Avena, però per tanti anni la facevano vedere su Rai 2. Cioè io non ho capito, non ho capito perché Cristina D'Avena cantò la sigla. Boh, non lo so. Non so se io mi ricordo di aver detto, di aver letto una cosa del genere. Confermate se questa cosa è vera. E poi ci furono il boom dei robattoni, Mazinga, UFO Robot, eccetera, eccetera. Ora mi sta venendo un po' i brividi, non ho paura, sto sentendo anche caldo, penso sia la febbre, speriamo che non sia salita. Comunque, ho le mani un po' calde. Comunque, sono molto... Quindi ci furono questi boom di anime e già da lì iniziavano a censurare, a tagliare e modificare i dialoghi. Sapete, gli UFO Robot erano guerre tra di loro, quindi scontro di violenze, eccetera, eccetera, queste robe così, e quindi era giusto tagliare alcune cose. Però in effetti di violenze non è proprio, essendo un cartone animato, io non lo so. Di scene di tagliare, cosa hanno tagliato e cosa hanno fatto. Io sono. Dobbiamo aspettare Mediaset per questo boom degli anime giapponesi in Italia. Anche se c'era all'epoca, negli anni 90, negli anni 80, c'era Bim Bum Bam, poi Ciao Ciao, tanti programmi televisivi per i ragazzi da parte di Mediaset, anche poi l'aveva fatta anche la Rai, qualcosa del genere. Però la questione è questa, che dobbiamo ringraziare Mediaset se questi anime hanno avuto un boom. Chi mi segue su IG lo sa, sto facendo un calendario di avvento un po' particolare dedicato agli shoujo. Alcuni shoujo avevano debuttato all'inizio degli anni 80 in Giappone. Creamy Mami, Love Me Knight, poi chi c'è più?
Le maghette dello studio Perrault, penso sia Persia, ora non mi ricordo. Comunque c'erano questi cartoni che spopolavano già. In Giappone diciamo che alcuni anime sono piaciuti, altri no. Io prendo sempre il caso di Love McKnight. In Giappone non ha piaciuto i giapponesi. Non si sa il motivo, non si capisce neanche perché. La povera Kaoru Tada, la defunta Kaoru Tada, ha dovuto sopportare anche questo. Vedere un'opera non apprezzata dal suo stesso popolo. In Italia arrivarono appunto 38-39 anni fa questi primi anime shoujo e appunto Love McKnight, Creamy Mami, poi chi c'era più? Attack You, Mille Shira in Italia e tanti 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 altri, le maghette dello studio Perrot, eccetera eccetera. Comunque, se non era per Mediaset, il popolo italiano non gli piaceva, diciamo così, non apprezzava. Infatti il popolo italiano ha apprezzato molto Creamy Mami e Love McKnight, che Mediaset decise di fare una serie live action con Cristina D'Avena, che era doppiata dalla doppiatrice della Kiss, di Aieko, Licia, Luciana detta Licia in Italia. Però secondo me era il momento d'oro, il periodo d'oro di Mediaset in quegli anni, perché stava trasmettendo questi anime mai visti. Il fatto di censurare, di cambiare i nomi, dai nomi giapponesi, nomi italianizzati, perché secondo me avevano paura che rimanendo i titoli originali e i nomi giapponesi, i nomi originali, il popolo italiano non l'avrebbe apprezzato. Era un po' difficile chiamare Mila Yu, Licia Aieko, Yakko, Mirko Go. Era un po' difficile chiamare Creamy Mami. Dice, che cos'è sto Mami? Che poi era il nome del negozio di crepes dei genitori di Yu Morisawa. Però Yu Morisawa l'hanno fatto rimanere uguale al giapponese, perché in Sailor Moon, Usagi, Bunny, Makoto, Morea, Minako, Marta, Rei, Rea, Ami, Emi. Quindi era un po' difficile, perché la mentalità così funzionava. La mentalità funzionava che avevano paura di non aver successo, di non far arrivare questi manga, questi anime, scusate, questi personaggi, quei nomi giapponesi. Quindi. E poi, come sapete, ora gli anime e i manga stanno spopolando con le fiere Romix, Luca Comics, quindi stanno spopolando da un paio d'anni. E questo e quell'altro. Io ho dovuto aspettare l'età dei 30 anni per iniziare a collezionare i manga e di conoscere manga, che la storia vera attraverso i manga di alcuni miei anime della mia adolescenza e infanzia. Allora, io mi fermo qui. Spero che questo ricordo di infanzia, così in una parte generale introduttiva, vi piaccia. Se non un fan si è affiliato ad Amazon, anche se io non metto nulla, dico sempre affiliato ad Amazon. Il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, che è un canale morto, che nel senso che non viene pubblicato e nessuno mette niente, né io né gli altri due, giustamente per impegni lavorativi, perché io lavoro anche io, il mio blog,
Io vi do appuntamento con un unboxing. Penso sia un unboxing, però mi manca da recuperare il 4 e il 5. Se io recupero il 4 e il 5, però in realtà loro sono più di 20-21 di volumi, è uscito in edicola e il mio edicolante purtroppo non ha preso fino al quinto, non si sa per quale motivo. Poi troverò su Vinted i restanti, che dovrebbero essere 36 volumi, edizione integrale. Già vi ho spoilerato, se non in quel caso viene sostituito da un altro video. Ciao ragazzi!